Buongiorno ragazzi, come state? Ciao, bene. Ciao, per fortuna tutto bene, grazie. Allora, oggi siamo qui per farvi un paio di domande sul vostro corso Scienze Psicosociali della Comunicazione. Allora, iniziamo subito. Nome e età. Francesca, 21 anni. Michele, 22 anni. Allora, prima domanda. Perché scegliere Bicocca e perché proprio SPC? Allora, sicuramente Bicocca perché è un'università molto all'avanguardia, molto giovane e ha moltissime opportunità. Sicuramente invece SPC perché è l'unico corso che ho trovato in cui c'è un mix fantastico tra comunicazione e psicologia, che erano i due ambiti che mi interessavano particolarmente e che avrei voluto approfondire insieme. Io ho scelto la Bicocca perché è un'università moderna, all'avanguardia, ben organizzata e a livello pratico anche facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Ho scelto SPC perché era l'unica facoltà che mi permetteva di coltivare i miei due interessi, ovvero la psicologia e la comunicazione. Se dovessi tornare indietro, rifaresti la stessa scelta? Allora, sì, sicuramente farei la stessa scelta perché mi sono veramente trovata molto bene con questo corso e non tornerei assolutamente indietro. Ah, sì, se dovessi tornare indietro, risceglierei ancora SPC. Adesso, secondo te, quali sono i punti di forza e i vantaggi di un corso che vanta poco più di 100 iscritti? Allora, sicuramente la reperibilità dei professori e l'aiuto che ci danno è molto più diretto, sono velocissimi, ci aiutano tantissimo e quindi sicuramente la comunicazione è decisamente più facile. Secondo me il vantaggio principale è che ci si conosce più o meno tutti, quindi è più facile che ci si aiuti a vicenda. Inoltre, per qualsiasi problematica riguardante lo studio o gli esami, ci sono le nostre rappresentanti degli studenti, che sono nostre colleghe, studentesse della nostra facoltà, che fanno da intermediario tra noi e docenti. Ora per favore faccio un esempio di un'attività pratica in cui sei riuscito ad applicare le conoscenze teoriche che hai acquisito durante il tuo percorso di studi e naturalmente se hai ritenuto questa attività utile e piacevole. Allora, sicuramente ti direi il corso di visual design è stato veramente bello e soprattutto c'è stata una parte introduttiva teorica in cui ci hanno spiegato anche, ad esempio, le teorie dei colori, ma anche in pratica come possiamo utilizzare i diversi programmi come Photoshop e InDesign. E infine abbiamo concluso il corso facendo un progetto in cui avremmo dovuto creare una locandina tutta su InDesign, quindi assolutamente sì, l'ho trovato molto utile e mi è servito tantissimo anche per imparare ad usare programmi anche di progettazione. Secondo me è il corso di web marketing in cui abbiamo dovuto progettare un sito web, una pagina Instagram e una pagina Facebook di un'azienda fittizia creata da noi e tutto questo era preceduto da una spiegazione su come creare i contenuti. Sicuramente è stato utile, sì. In questi mesi di emergenza sanitaria le nostre abitudini sono cambiate completamente. Secondo te, come ha reagito la Bicocca? Come ha affrontato questa situazione? Allora, secondo me molto bene, nel senso che anche i professori sono stati veramente rapidi, molto veloci a iniziare a caricare le lezioni online e si sono adeguati veramente molto bene. Noi abbiamo cercato di seguirli in modo più rapido possibile e inoltre è stato molto utile che hanno fatto tutte le videoregistrazioni e le hanno caricate sulla piattaforma e-learning. In questo modo anche per noi che stiamo facendo lo stage, ma anche per chi lavora, ad esempio anche part-time, è molto più facile seguire i corsi anche non in diretta. Secondo me l'università ha risposto bene a questa emergenza, ha risposto in maniera tempestiva. I docenti hanno caricato il materiale per lo studio online sulla piattaforma, mentre gli esami si svolgeranno in maniera telematica, in via informatizzata da casa propria, attraverso una piattaforma che garantisce massima serietà e affidabilità. Per concludere, dato che siete ormai alla fine del vostro percorso di studi e tra poco vi laureerete, che cosa avete in mente di fare dopo la laurea? Quali sono i vostri piani?
Allora, io ho deciso di frequentare la magistrale di psicologia sociale e economica delle decisioni, che è un mix di psicologia del lavoro, che è proprio la materia, diciamo, l'ambito di cui mi sono appassionata, e sempre per continuare ad approfondire anche la psicologia delle decisioni. È molto interessante e soprattutto è proprio l'ambito che ha scaturito davvero la mia curiosità. Al termine della triennale ho deciso di frequentare un master di primo livello in marketing, management e società in inglese, perché il mio obiettivo a livello lavorativo è quello di entrare nella vita aziendale e in particolare nel settore del marketing. Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine dell'intervista, io vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo e vi auguro per il vostro futuro un grande in bocca al lupo. Ciao a tutti e grazie. Grazie mille a te, ciao. Crepi il lupo, ciao!